Preambolo. Inizio a notare che giorno per giorno tutto quello che l'imperatore Napoleone ha detto e ha fatto nel tempo in cui mi sono trovato presso di lui, ma prima di cominciare, mi si perdoni, un preambolo che non mi pare inutile. Non mi sono interessato a nessuna lettura storica senza aver voluto prima conoscere i caratteri dell'autore, le sue condizioni nel mondo, i suoi rapporti politici e familiari, in una parola, le grandi circostanze della sua vita. Pensavo che solo così si sarebbe potuto trovare la chiave dei suoi scritti e la possibilità di dargli fiducia. Mi affretto perciò oggi a fornire a mia volta su di me ciò che ho sempre ricercato negli altri. Prima di presentare il mio racconto, voglio informare su ciò che mi riguarda. Avevo solo 21 anni al momento della rivoluzione, ero stato appena nominato sottotenente di Vacello, il che corrisponde al grado di ufficiale superiore nell'esercito. La mia famiglia era ai sei corti e mi ero stato appena presentato. Anch'io avevo poco bene di fortuna, ma il mio nome, il mio rango nel mondo, le prospettive della mia carriera dovevano, secondo lo spirito e i calcoli del tempo, farmi ottenere col matrimonio quelle che io potevo desiderare. Fu allora che scoppiò il rono e i nostri disordini politici. Uno dei difetti principali del nostro sistema di ammissioni in servizio era quello di privarci di un'educazione robusta e completa. Usciti a 14 anni dalle scuole, abbandonati da quel momento a noi stessi e lanciati come in un gran vuoto dove avremmo potuto farci la minima idea del organizzazione sociale, del diritto pubblico e dei doveri civili, guidato così da nobili pregiudizi e sai più che da doveri ben interiorizzati, trascinato soprattutto da una naturale inclinazione alle risoluzioni generose. Fui fra i primi a correre all'estero presso i nostri principi per salvare, si diceva, il monarca dagli eccessi della rivolta e difendere i diritti ereditari che non potevano, si diceva, ancora abbandonare senza vergogna. Data la maniera in cui eravamo stati allevati, ci voleva una testa molto forte. Ho un spirito molto debole per resistere al torrente. Presto l'emigrazione dei beni generali d'Europa conosci bene ormai questa funesta misura alla quale la stupidità politica e il torto razionale non potrebbero trovare oggi scusi. Se non nella mancanza dei lumi e nella direttura dei cuori della maggior parte di coloro che la intrapresero. Sconfitti alle frontiere, licenziati, disciolti dagli stranieri, respinti, proscritti dalle leggi della patria, molti di noi raggiunsero l'Inghilterra che non tardò a gettarci sugli spiaggi di cui ero contento di non esservi sbarcato, potei riflettere al ritorno sull'orribile situazione di convertire la propria patria sotto bandiera straniera. E da questo momento le mie idee, i miei principi, i miei progetti furono sciolti
Alterati i cambiati, non avendo fiducia negli ambienti, abbandonando il mondo e il mio ambiente naturale, mi dedicai allo studio e con un pseudonimo rifeci la mia educazione cercando di lavorare a quella degli altri. Al termine di qualche anno, tuttavia, il Trattato di Amiens e l'amnistia voluta dal primo console ci riaprirono la porta della Francia. Io non possedevo più nulla perché la legge aveva disposto del mio patrimonio, ma c'è qualcosa che più far dimenticare il suo. Su cui si è nati o distruggere la gioia di respirare l'aria della patria.